Per chi non lo conoscesse, EcoAuto porta l'assistente vocale in tutte le auto, soprattutto quelle un po' più datate, quelle che non hanno un dispositivo di CarPlay. Sono passati più di 2 anni da quando Amazon ha portato in Italia EcoAuto. A fine settembre Amazon, durante l'evento, ha presentato EcoAuto, più tanti altri prodotti inerenti il 2022-2023. E tra questi, dicevo, ho presentato anche EcoAuto di seconda generazione, che porta varie novità sia a livello estetico sia a livello funzionale. Parlando dell'estetica, che perché è quella che salta di più all'occhio rispetto al suo predecessore, che sembrava più che altro una cassetta audio, EcoAuto si avvicina molto di più al design dei suoi cugini che stanno in casa, utilizzando come scocca il tessuto rispetto al precedente, che era totalmente in plastica. Abbiamo la possibilità poi di poterlo collocare in qualsiasi punto dell'auto grazie all'adesivo che verrà dato in dotazione nella confezione, rispetto al precedente che aveva solamente l'attacco per la presa d'aria. La forma di questo EcoAuto, quello attuale di seconda generazione, ricorda molto un microfono. I microfoni attualmente saranno 5 rispetto agli 8 del precedente, ma ci garantiscono che avrà sicuramente una sensibilità elevata, e questo farà sì che qualsiasi utente stia parlando con l'EcoAuto venga recepita la voce anche in condizioni di rumore dall'interno dell'abitacolo. La connessione col cellulare è come la precedente, come anche il collegamento tra l'EcoAuto e l'auto stessa, avverrà tramite Bluetooth, oppure in alternativa, per chi non ha il Bluetooth, tramite il cavo da 3,5. E se per caso avete un'auto che è troppo datata e non ha nemmeno il cavo da 3,5, vendono un accessorio che ha la presa accendisigari, dalla quale si può collegare col Bluetooth oppure col cavo da 3,5. L'alimentazione sarà sempre tramite USB. Il dispositivo, quindi, che cosa può fare? Può riprodurre musica, ascoltare un podcast, effettuare chiamate, leggere messaggi, impostare un promemoria e, non da ultimo, poter accendere e spegnere le luci di casa, regolare il termostato, far partire il climatizzatore, aprire il cancello del garage prima di arrivare a casa. Tutto questo grazie al collegamento che si ha con i dispositivi smart in casa. Quindi tutto ciò che fa il vostro Echo Dot di casa viene riprodotto all'interno dell'auto, col vantaggio che voi troverete l'ambiente già confortevole prima di rientrare a casa. Naturalmente tutte queste funzioni erano già presenti nel suo predecessore, nell'Echo Auto di prima generazione. Quello che davvero fa la differenza su questo prodotto è il servizio di assistenza stradale. Vi basterà dire, per poterlo attivare, il nome del nostro assistente vocale e poi chiama assistenza stradale. Vi metterà in contatto con un operatore che poi, in base alle vostre esigenze, vi metterà in contatto con il servizio più idoneo a voi. Ci saranno poi dei servizi a pagamento, tipo il cambio gomme, il rifornimento su strada e varie opzioni, ma queste, sinceramente, non viene dichiarato che saranno disponibili anche per l'Italia. Sicuramente attualmente il prodotto non è disponibile neanche negli Stati Uniti, arriverà nel prossimo mese, si pensa, ad un prezzo di $54,99. Mentre invece in Italia arriverà sicuramente, ma nei prossimi mesi, ad un prezzo di €59,99. Ho fatto un video inerente l'EcoAuto di prima generazione che trovate qui nel canale, magari vi metto qui la scheda, in modo tale che possiate andare a vedere le potenzialità di questo prodotto. E se dopo aver visto il video, anche del primo, avete intenzione di acquistarlo, vi lascio qui sotto in descrizione il link per poterlo acquistare. Io personalmente ho l'EcoAuto di prima generazione e mi trovo assolutamente bene. Ho la possibilità, come dicevo prima, di poter remotare tutti i miei dispositivi smart che ho in casa e quindi arrivare a casa e trovare già la luce accesa, il climatizzatore acceso o il termostato impostato o la televisione accesa con Sky già acceso, il canale mio preferito. Questa è la mia opinione. C'è gente invece che ha contestato il fatto che la stessa cosa si può fare arrivando a casa. Punti di vista, per l'amor del cielo. Valutate voi se, soprattutto, avete un'auto un po' più datata, a voler acquistare un dispositivo di questo tipo e portare il vostro assistente vocale anche in auto.
Detto questo, ragazzi, io direi che è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!